Professoressa, ci spiega un po' questo progetto? È cambiato qualcosa dallo scorso anno o rimane sempre lo stesso? Allora, il progetto rimane sempre lo stesso, è una sperimentazione che il MIUR ha stipulato con la Fenomeceo nazionale. E quest'anno terminerà questa fase della sperimentazione, quindi aspettiamo a questo punto che dopo la sperimentazione, che ha avuto molto successo, ci sono circa 20.000 studenti in tutta Italia che sono entrati in curvatura, possa poi passare a una realizzazione prettamente scolastica, quindi rientrare all'interno di un piano di studi curriculare. Questo interessa il liceo classico in ogni ambito? Allora, la curvatura biomedica è una sperimentazione che ha interessato sia i licei classici che i licei scientifici nazionali. All'interno del liceo classico la curvatura biomedica ha significato soprattutto appassionare di più i ragazzi verso la professione medica, quindi diciamo che nasce fondamentalmente come un progetto di PCTO, cioè di alternanza scuola-lavoro, quindi alternanza, il mondo, cosa i ragazzi pensano di fare da grandi, quindi significa anche fargli capire anche la professione medica, quindi come finalità e come era quello di far entrare i ragazzi nel mondo dei PCTO. Da qui è nato qualcos'altro perché si è creato un grande interesse attorno a questo tipo di diciamo, organizzazione, fortemente voluta sia dalle istituzioni scolastiche ma anche dall'utenza, per cui il successo è stato proprio quello di portare la materia anatomia all'interno dei nostri percorsi. Quanti ragazzi hanno partecipato a questa formazione? Allora, nel nostro liceo hanno partecipato circa 80 ragazzi. Di questi ragazzi una parte di essi hanno anche abbandonato, come giusto che sia, perché la professione medica, l'orientamento alla professione medica non è aperto a tutti, nel senso che hanno cominciato a capire non tanto le difficoltà legate allo studio e anche quello, ma forse anche capire attraverso anche il rapporto con i medici, perché l'organizzazione di tutto il biomedico è una parte sia teorica da parte nostra e poi la parte teorica e pratica che svolgono i medici, dove lì hanno visto effettivamente che significa poi fare il medico, quindi la professione, lavorare con i pazienti, quindi questo rapporto empatico che bisogna avere, e alcuni non se la sono sentita poi di continuare. Quelli che sono rimasti, abbiamo una squadra di ragazzi molto bravi che addirittura abbiamo proprio ideato per loro il percorso di BLSD, quindi saranno loro che organizzeranno il primo soccorso addirittura all'interno della nostra scuola, quindi c'è stata questa grande partecipazione e entusiasmo da parte loro che ha contagiato un po' tutti, quindi sicuramente per noi un grande successo di formativo. Che cosa mi dici sul corso biomedico? Il corso biomedico è un progetto del Liceo Classico Pitagora che ci permette di cominciare già dal terzo anno a capire se la medicina o comunque la biologia fanno per noi, e allo stesso tempo ci prepara anche per i test di medicina, volendo, perché comunque cominciamo a studiare cose che riguardano la medicina, gli alfa test, quindi è una bella iniziativa secondo me. Tu hai scelto di fare medicina dopo il diploma? Ho già le idee abbastanza chiare, anche perché questo progetto mi ha aiutato molto a capire comunque qual è la mia direzione nella vita. Ecco, qual è la tua direzione nella vita? Io sicuramente prenderò medicina, anche perché questo corso poi mi ha spronato ancora di più a studiare queste materie, anche perché avendo preso comunque un liceo che punta di più sulla letteratura, quindi le materie classiche, è una bellissima esperienza per chi magari prendendo questo liceo poi vuole successivamente comunque prendere una facoltà, insomma, basata su materie scientifiche. Anche tu sei della stessa idea? Sì, assolutamente. Io da quando ero piccola volevo fare medicina e quindi questa possibilità che ci ha dato il classico l'ho presa subito, l'ho colta subito, perché è qualcosa che voglio fare anche poi nel futuro. Quindi è una formazione importante quella che si fa qui al liceo classico con questo progetto? Sicuramente, perché si parla di alternanza scuola-lavoro e quindi per chi vuole continuare poi con le materie scientifiche questo è molto importante, è una bella iniziativa che ha dato questa scuola. Qual è la fase un po' più importante di questo percorso? Beh, sicuramente gli esami, perché comunque danno una preparazione poi a quelli che saranno anche i test universitari.
quindi una sorta di preparazione già al liceo, quindi importante. Lo consigli questo corso, diciamo questa formazione ad altri ragazzi? Assolutamente sì, perché è proprio una preparazione a tutti gli effetti. Questo significa che permette ai ragazzi di avere le idee chiare su che cosa fare dopo la scuola, dopo la scuola superiore? Sì, anche perché se una persona si rende conto durante questi 3 anni che non gli piace, che non fa per lui o per lei, può decidere poi magari di prendere qualcos'altro. Invece di buttarsi là alla cieca a medicina, magari non sai che cosa ti aspetta, non sai se ti piacerà, può anche essere disorientante. Questa conferenza stampa per parlare del progetto della curvatura biomedica, ma rientra nel progetto scuola-lavoro? Non è una semplice alternanza, è anche qualcosa di più, però riprende dall'alternanza questo voler ricercare un rapporto stretto con il futuro scenario professionale e lavorativo e quindi la necessità di attivarci come scuola e di richiamare in questa attivazione la partecipazione di chi sul territorio lavora coerentemente con quello che è il nostro obiettivo per fare in modo che i nostri studenti riescano a lavorare su se stessi tirando fuori quelle che sono le proprie attitudini, le proprie inclinazioni e potenziare appunto quegli studi che saranno poi proseguiti durante il percorso universitario. Quindi è una sperimentazione voluta dal Ministero in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Medici e degli Odontoiatri, motivo per il quale io direi che è un qualcosa in più rispetto al PCTO che però del PCTO condivide l'anima, cioè voler orientare i ragazzi verso il loro futuro in modo che possa sempre di più essere una scelta consapevole. È vero, io ho intervistato 2 ragazzi e proprio questo hanno detto, per loro è stata la conferma di che cosa voler fare dopo il liceo classico e questo è importante perché molte volte durante il percorso universitario si cambia idea, si cambia facoltà e questa preparazione gli permette anche a loro di arrivare al test di medicina senza tanti problemi, con una conoscenza già di che cos'è la medicina. Esatto, i miei studenti hanno riferito correttamente. Devo dire che sono emersi proprio questi dati dall'ultimo incontro voluto dal Ministero di rendicontazione rispetto alla sperimentazione che ormai hanno avviato, questo è il 3° anno di sperimentazione. I dati su scala nazionale parlano di un successo, un importante successo perché gli studenti che quindi hanno già avuto modo dopo i primi 2 anni di sperimentazione e di potenziamento effettuare e svolgere i test si sono trovati sicuramente avvantaggiati, quindi il passaggio dal liceo classico, ma comunque in generale da un liceo, agli studi di medicina è stato reso più sereno, più fluido, proprio da questa preparazione che è iniziata già durante gli anni liceali. E sulla sicurezza di cui lei parlava all'inizio, cioè quella della scelta, è importante arrivare convinti della propria scelta futura, perché altrimenti si rischia di disperdere delle preziose energie proprio nell'avvio di un percorso universitario che sappiamo già essere oneroso, impegnativo. Se si arriva con le idee chiare è meglio per tutti, per gli studenti, per i genitori, insomma, perché poi è impegnativo il percorso universitario e quindi è giusto che la scuola in questo si faccia promotrice per aiutare gli studenti a comprendere da subito ciò per cui sono portati. Questo ovviamente non significa non poter cambiare idea, tutti potremmo trovarci davanti alla necessità di cambiare idea, però io dico sempre che se abbiamo chiarezza di idee lavoriamo per rendere quelle idee concretezza ed è importante. Tenendo conto che ecco, il liceo classico è uno studio di materie classiche, però mettere insieme le materie classiche, io penso al latino, al greco, alla storia, alla filosofia, anche questa formazione è sicuramente qualcosa di molto, ecco, cioè, allarghiamo i confini della nostra cultura. Allarghiamo i confini e non dobbiamo dimenticare che originariamente i medici erano filosofi e i filosofi erano medici. Questo significa che di fatto lo studio dell'uomo nella sua complessità è la chiave di accesso a qualsiasi facoltà,
scientifica o classica che sia. I nostri studenti si preparano per affrontare il loro domani, acquisiscono delle competenze personali, trasversali, che diventano la chiave di accesso a qualsiasi percorso di studi. Il greco, il latino, la filosofia, la storia e la scienza, tutte insieme concorrono. Poi comunque all'università avranno modo e tempo di approfondire quegli studi scientifici che sono alla base della medicina. Andrea, che cosa ne pensi di questo corso che avete fatto e che è al secondo anno? Io credo che questo corso sia veramente importante per chi come me ha scelto il liceo classico nonostante porti avanti quella che è la passione per la medicina. Come sappiamo, spesso il liceo classico viene accostato ad una preparazione principalmente umanistica e la curvatura biomedica serve proprio per distruggere questi stereotipi, proprio perché permette di approfondire materie come la chimica e la biologia. Che cos'è la curva biomedica? La curva biomedica è semplicemente un indirizzo tra le varie sezioni del liceo classico che appunto permette, presenta sempre comunque le stesse materie di indirizzo, quindi principalmente latino e greco come proprio materie di indirizzo della scuola stessa, ma vi è un incremento già dal primo anno, ad esempio della materia quale chimica, biologia. Poi grazie al corso del biomedico abbiamo anche un incremento comunque della conoscenza di anatomia o di biomedicina in generale, dello studio comunque dell'essere umano, ed è anche quindi una conoscenza in più, insomma basta avere un po' di passione, quindi come già detto lui porta avanti poi per noi ragazzi, tra virgolette appassionati della medicina, una conoscenza in più per poi il campo universitario sostanzialmente. Quindi tu vuoi fare medicina dopo il diploma del liceo? Sono interessata all'ambito, sì, della medicina. Devo ancora decidere il ramo, però diciamo che l'indirizzo è quello. Per te? Stesso motivo, sono al terzo anno, quindi diciamo si avvicina la data dell'esame di ammissione, però devo dire che grazie a questo corso mi sento molto più pronto. Ecco. Anche perché è una formazione anche per il test, ad esempio, di medicina. Esatto. Ogni anno svolgiamo quattro test legati a quattro nuclei tematici differenti, quattro per ogni anno, quindi 12 totali, che servono anche a imparare a gestire l'ansia e la tensione dei test. Lo consigli ad altri studenti questo corso? Allora, inizialmente c'è sempre un po' l'ansia, la paura, biomedico, chissà che cosa si pensa, ma in realtà, mi credete, è più divertente dell'indirizzo normale, quindi assolutamente lo consiglio. Ho conosciuto ragazzi nuovi che non pensavo nemmeno frequentassero il liceo classico e ragazzi, credetemi, è un divertimento assurdo, basta davvero un po' di concentrazione e vi divertirete tutto quanto, quindi sì, lo consiglio assolutamente a tutti. Ci vuole passione. Ci vuole sempre passione in tutto quello che si fa, in tutto quello che si sceglie, convinzione, concentrazione e soprattutto costanza in quello che si fa e si sceglie nella vita. Le materie sono interessanti? Sì, assolutamente sì, stimolano anche a studiare di più perché effettivamente sappiamo che si tratta di un corso che si svolge in orario extracurricolare, quindi è un sacrificio in più di noi studenti, però per chi è appassionato diventa un piacere. Dottore Giliberto, abbiamo già avuto modo di parlare di questo corso biomedico e soprattutto questo grande interesse che c'è da parte degli studenti del liceo classico di Crotone. È sicuramente una formazione importante per chi ha le idee chiare? Direi non solo per chi ha le idee chiare, però come giustamente hai introdotto, però un dato significativo è proprio per chi non ce li ha chiare. Ecco perché giustamente il corso si chiama di orientamento, potenziamento, eccetera. Infatti noi abbiamo un dato che si ripete e oscilla tra il 15, il 20 e il 25% per anno di studenti che dopo il primo anno ritengono di non proseguire nell'indirizzo delle facoltà sanitarie o chimico-biologiche. Questo è importante perché questo determina già un primo dato significativo, in quanto che si evita che gli studenti possano perdere del tempo e quindi uno o due anni di corso di laurea per poi ritornare su altre scelte, e quindi si evitano gli affollamenti degli atenei e quant'altro, e si concede spazio a chi magari è più interessato. Questo diciamo che questo dato, che avrebbe una lettura in negativo, per noi è il dato più positivo che ci sia. Poi c'è il dato che una larghissima percentuale
di studenti che seguono questo corso poi di fatto ottengono il successo del superamento dei test, quindi vuol dire la valenza del corso per come è strutturato evidentemente funziona, ed è questo il motivo per cui l'Ordine dei Medici persegue in questa scelta. Io devo dire che sono molto lieto e molto orgoglioso del Consiglio dell'Ordine che mi onoro rappresentare, perché siamo stati tra i primi 37 ordini d'Italia ad aderire a questa scelta, probabilmente approfittando di una compagine di una mia partecipazione come consigliere nazionale del Comitato Centrale della nostra federazione, quindi ho potuto cogliere in anteprima la significatività e l'importanza di questo. Abbiamo aderito subito, abbiamo già nel 2018-2019 effettuato un corso che si è completato come triennio quest'estate a Santa Severina, abbiamo in corso un secondo anno e un terzo anno al liceo classico di Crotone, e quest'anno avvieremo un altro corso al liceo scientifico Filolao di Crotone, che le scelte, cioè è tra tutti gli istituti aventi titolo è l'unico che ha partecipato al bando del MIUR, per cui siamo ben lieti di poter offrire pari chance anche a un altro istituto così importante come il liceo scientifico. Questo ci inorgoglisce perché ed è anche il motivo principale per il quale abbiamo inteso aderire da subito, perché ormai da qualche decennio il nostro territorio dimostra una forte vocazione professionalizzante. E allora poter offrire una chance di orientamento, di formazione in un territorio dove diciamo che le iniziative formative non eccellono, cioè ci sono, ma probabilmente implementarle è molto importante, e potersi formare, orientare a casa tra le proprie banchi della propria città, della propria scuola, riteniamo che sia una chance che noi dobbiamo continuare a offrire finché il protocollo d'intesa tra MIUR e Federazione rimane ancora valido. Quindi questo ci ha inorgoglito molto, anche vedere questi ragazzi molto motivati in un lavoro, in un'arte, consentitemi, così particolare, che in tempi di pandemia ha dato tutte le significatività della sua importanza e ha orientato anche scelte politiche che in questi ultimi decenni hanno molto penalizzato la sanità. Voglio dire, questo è un fatto che ci emoziona, ecco, ci emoziona veramente vedere che per i grandi c'è una schiera di giovani che hanno interesse in una branca, in un settore così, così delicato e così fondamentale per la salute della popolazione, dei soggetti, dei cittadini. Ecco.